Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per la partecipazione, so che siete numerosi e questo ovviamente non può che farci piacere. Io sono Maura Laureti, referente per l'ufficio di front-end della tratta degli esseri umani e oggi appunto parleremo attraverso questo webinar della tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale con particolare riferimento al target delle donne nigeriane. Consapevoli ovviamente che lo sfruttamento sessuale non riguarda solo le donne nigeriane e che la tratta si compone anche di altre tipologie di sfruttamento molto pericolose, che sono lo sfruttamento lavorativo, l'accattonaggio, il coinvolgimento in attività illegali, tutti i fenomeni che sappiamo essere presenti all'interno dello SPRAR e verso i quali il servizio centrale sta prestando attenzione. Così come sta prestando attenzione anche ai fenomeni di sfruttamento multiplo, dove appunto vittime indotte alla prostituzione forzata sono poi anche costrette o all'accattonaggio o a vendere sostanze stupefacenti. Il webinar di oggi vedrà una mia brevissima introduzione che tra poco appunto terminerà, per poi lasciare la parola all'esperto, che è Alberto Mossino, presidente della cooperativa PIAM, che è l'ente gestore dello SPRAR del comune di Asti, del comune di Chiusano d'Asti, nonché anche ente antitratta. Sapete che il sistema antitratta fa capo ovviamente al Dipartimento Pari Opportunità e conta un numero di progettualità. Mossino ci descriverà il fenomeno della tratta degli esseri umani, quindi i contorni che lo compongono. Ci descriverà gli indicatori necessari per individuare e far emergere il fenomeno, le particolarità appunto dei condizionamenti psicologici attraverso i riti giugiu a cui le donne si sottopongono, dalle quali poi ricevono un asservimento psicologico molto forte, dal quale poi l'affrancamento, l'affrancarsi da questo condizionamento è molto, molto difficile. E quindi parlerà in sostanza, in sintesi, di presa in carico. Perché però abbiamo scelto di parlare di tratta a scopo di sfruttamento sessuale con riferimento alle donne nigeriane? I motivi ce ne sono tanti, ne ho scelti però sostanzialmente tre. In primis, un dato puramente e meramente statistico. Negli anni, infatti, è andato progressivamente aumentando il numero di donne nigeriane presenti nel sistema. E questo dato per noi non è semplicemente un mero dato numerico, ma deve essere necessariamente letto, quindi congiunto al fenomeno della tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, perché poi vedremo con Mussino la nazionalità costituisce un indicatore importante. Quindi anche coloro che non sono esperti sul tema perché non hanno avuto nel tempo una formazione adeguata sul tema dell'antitratta, devono sapere che la nazionalità è un alert importante, senza ovviamente cadere in false generalizzazioni, stereotipi, perché ovviamente è sempre importante riferirsi al caso concreto. Ok? Questa quindi è la prima motivazione. La seconda sono ragioni più tecniche e funzionali. Nel corso degli anni abbiamo ricevuto un numero considerevole di richieste di inserimento da parte di enti segnalatori SPRAR e non SPRAR, segnalazioni che riguardavano e riguardano nuclei familiari che molto spesso non sono, sono sedicenti nuclei familiari, anche qui senza cadere ovviamente in generalizzazioni. Donne in gravidanza, donne singole, minori. Da collocare perché vittime di tratta o sospette tali, nonché un numero considerevole di richieste di trasferimento da un progetto a SPRAR perché molto spesso il progetto SPRAR che ha in carico donne nigeriane non riesce a offrire un'accoglienza adeguata. Ricordiamo, che le vittime di tratta costituiscono una vulnerabilità ex lege sancita da direttive europee che noi poi abbiamo recepito nel nostro ordinamento.
verso le quali ovviamente è necessaria una preparazione e una formazione adeguata. Quindi posso capire il progetto che si trova a difficoltà perché la vulnerabilità è una vulnerabilità complessa che tocca tanti aspetti, dal legale alla vulnerabilità psicologica, insomma è davvero complicata. E su questo tema quindi raccomandiamo sempre che ci sia un'equipe di progetto preparata, formata sul tema della tratta, dell'antitratta ovviamente e dell'asilo e una rete territoriale di riferimento molto forte. Il terzo ordine, il terzo motivo per il quale appunto abbiamo scelto di parlare di questo tema riguarda il trend che molto spesso capita da parte appunto dei trafficanti di utilizzare i nostri centri SPRAR come bacino di reclutamento di giovani donne o comunque di sosta di donne da indurre poi alla prostituzione forzata. E da qui ovviamente il dilemma dell'operatore, come possiamo offrire noi un'accoglienza integrata, quindi con la mission di offrire alla donna una forma di autodeterminazione quando la donna è estremamente controllata e ha ovviamente altri scopi. Questo è un grande dilemma, ovviamente non ci sono anche qui delle risposte e delle ricette da dare, è sempre importante riferirsi al caso concreto, ma vale quanto ho detto prima, una buona formazione, collegarsi con i consulenti antitratta che sul territorio sono presenti, poi Mostino su questo sarà sicuramente molto più preciso di me, quindi riferirsi a una rete territoriale corposa, perché dobbiamo comunque ricordare a tutti che la tratta costituisce un fenomeno, un crimine transnazionale. L'equipe di progetto non può ovviamente contenere questo fenomeno, ma deve essere coadiuvato da attori che insieme nel proprio, attraverso anche le proprie responsabilità, si cerchi appunto di coadiuvare il lavoro di un'equipe di progetto che solleva appunto questo problema. Di fronte a tali criticità, il servizio centrale nel corso del tempo ha cercato ovviamente di supportare gli operatori attraverso attività appunto di formazione e ormai da un po' di anni abbiamo attivato un confronto importante con le progettualità SPRAR che sono anche esperte di antitratta o perché nel tempo hanno maturato questa expertise o perché provengono appunto dal sistema antitratta così come il PIAM, quindi il comune di Chiusano d'Asti e il comune di Asti, che sono entrambi sia progetti SPRAR che progetti antitratta, con i quali ormai portiamo avanti un confronto, un dialogo proprio per cercare di supportare i nostri progetti al meglio. Con questo ovviamente concludo, vi ringrazio nuovamente dell'attenzione, sappiate che potete comunque porre delle domande a cui noi poi daremo risposta successivamente. E mi fermo qui, grazie ancora e lascio la parola al collega Alberto Mussina. Questo per spostare, giusto? Ok, va bene. Buongiorno a tutti, io sono Alberto Mossino, come ha detto Mauro, coordino da parecchi anni l'attività dell'associazione PIAM, che è un ente che nasce nel 99 e facente parte della rete degli enti antitratta, e poi nel 2011 abbiamo iniziato anche a gestire progetti SPAR nel comune di Asti e nel comune di Chiusano d'Asti. Anche per questa particolarità che abbiamo avuto di avere un'esperienza già pregressa sulla tratta, quando si sono manifestate all'interno dello SPAR difficoltà nella gestione di donne principalmente nigeriane, riconducibili forse anche a percorsi di tratta, ci è stato chiesto di intervenire, e così in questi anni abbiamo anche caratterizzato la nostra accoglienza con una quota proprio dedicata a richiedenti asilo, titolari di protezione e vittime di tratta. Siamo piemontesi, Asti è una piccola città vicino a Torino, e i nostri SPAR complessivamente sono circa SPAR che gestiscono circa una quarantina di persone l'uno, perciò abbiamo un'ottantina più di persone all'interno dei nostri percorsi di accoglienza, e di queste circa 10-12 sono riconoscibili, riconducibili alla situazione di tratta. Allora, ho preparato delle slide molto semplici che andremo a commentare insieme. Allora, innanzitutto i numeri. Il fenomeno della tratta scopre il sfruttamento sessuale, le donne nigeriane. Parliamo di nigeriane perché, come potete vedere qua dal grafico, i numeri che hanno impattato
in questi anni sono significativi. Partiamo appunto dal 2013, subito dopo, nel periodo dei primi sbarchi, 2013-2014, in cui le donne identificate come vittime di tratta erano dalle 433 per 1500 fino ad arrivare nel 2016 a 11.000. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque è una migrazione così, con una curva così alta. Questo significa che c'è stato, dal punto di vista dei trafficanti, hanno individuato che la rotta della Libia era una nuova rotta molto facile, molto praticabile, in cui si potevano portare grossi numeri di donne per fare business qua in Europa, e l'hanno sfruttata al meglio da questo lato qua. Infatti non è un caso che questa curva aumenta. E cosa vuol dire 11.000 donne vittime di tratta, identificate come vittime di tratta? Vuol dire una capacità organizzativa da parte di queste reti criminali gigantesca, perché muove 11.000 donne dalla Nigeria, attraverso il deserto, le bande dei Tuareg, la guerra civile in Libia, le connection house, i ghetti, e poi dopo la traversata. È una cosa che presuppone una capacità organizzativa, dei legami politici, di una serie di coperture, una serie proprio di logistica incredibile, cosa che attualmente penso che neanche le organizzazioni umanitarie abbiano la capacità di far muovere così tante persone in questi contesti in così breve tempo. E dall'altro lato diamo anche un parametro economico. Queste ragazze, 11.000, sono tutte donne che sono portate in Italia per avere un debito da pagare ai trafficanti, perciò un guadagno, un fatturato per i trafficanti di 35.000 euro l'uno, più o meno stimato. Vuol dire che solamente nel 2016 dalla Nigeria all'Italia, solamente per lo sfruttamento sessuale, si è mosso un capitale di 388 milioni di euro. A fronte di questo si capisce la dimensione del fenomeno che abbiamo davanti, come sono strutturate queste reti di trafficanti e il meccanismo in cui sono intrappolati queste giovani donne, 388 milioni di euro. Tutto quello che ha messo in piedi la Francia, la Germania e l'Italia con Renzi prima e poi Gentiloni per bloccare, per fare le politiche, per limitare gli sbarchi, no, gli imbarchi dalla Libia verso l'Italia era di 250 milioni di euro. Perciò questo è quello che l'Europa investe. I nigeriani da soli con la tratta delle donne ne muovono 388. Andiamo avanti. Allora, abbiamo parlato anche provocatoriamente di overdose, perché è stato proprio un overdose, nel senso, avete visto la curva, si è passato in 3 anni da 400 a 11.000. E questo è quello che ha messo in grossa difficoltà il nostro sistema d'accoglienza, perché non eravamo preparati ad affrontare numeri così significativi. Quando ce ne siamo accorti? Ce ne siamo accorti più o meno nel 2014-2015, quando all'interno dei percorsi di richiedenti asilo, nelle nostre case d'accoglienza, nei nostri percorsi, sono iniziate ad arrivare molte donne, la maggior parte nigeriane, molte di queste da sole o comunque con dei finti accompagnatori, o comunque in situazioni che non era la classica famiglia, il contesto familiare in cui eravamo abituati ad approcciare, e tutte quante inserite nel circuito della protezione internazionale. Però quando poi abbiamo iniziato a collocare queste donne all'interno delle case d'accoglienza, dei progetti, ma anche nelle commissioni o comunque nei council che abbiamo fatto, è venuto fuori quasi immediatamente che queste erano lo stesso gruppo di donne giovani nigeriane che negli anni passati intercettavamo sulle strade o comunque nei percorsi legati allo sfruttamento della prostituzione. E infatti c'erano tutti quanti gli indicatori, quelli classici della tratta, no? Allora, un reclutatore in Nigeria, uno sponsor, cioè qualcuno molto ricco che dice che ci paga il viaggio, il juju, cioè il rito voodoo fatto alle ragazze per soggettarle e per obbligarle a essere fedeli alla madame, un trolley o un connection man, cioè quell'uomo che ti accompagna e che ti organizza il viaggio, una madame in Europa che riceve la ragazza e il debito da risarcire. Queste erano le cose che abbiamo visto che ritornavano nei racconti di queste donne nigeriane nel 2014-2015, ed erano gli stessi indicatori, le stesse narrazioni che noi abbiamo sempre visto nella tratta. E allora da lì il campanello d'allarme nel 2015. Lo spazio sta riempiendo di donne nigeriane che però hanno bisogno di un set di particolari, perché non sono richiedenti asilo, o anche sono richiedenti asilo, ma hanno anche la particolarità di essere donne vittime di tratta.
Altra domanda, è una cosa che è successa così per caso o anche le reti dei criminali, della mafia nigeriana, gente che, come ho detto prima, non dimentichiamoci, muove 388 milioni di euro l'anno, ha individuato il nostro canale dell'accoglienza come un canale funzionale da poter sfruttare i propri vantaggi? Cioè stiamo facendo servizi ai trafficanti, in poche parole, stiamo offrendo vitto, alloggio, pocket money e counseling per i documenti, per permessi di soggiorno a delle ragazze che sono immesse in un circuito di sfruttamento, cioè stiamo lavorando per i trafficanti. Tutte queste cose qua sono state dei grossi punti interrogativi e che hanno un po' ci hanno messo in grosse difficoltà quello che era l'ambito dell'accoglienza dello SPRAR. Devo dire che noi adesso un pochettino ce la siamo cavata perché venivamo da 20 anni di lavoro sulla tratta e avevamo qualche indicatore in più, ma ho visto tanti colleghi in giro per il Piemonte che sono stati veramente messi in difficoltà. Allora, la prima cosa che abbiamo, i consigli che possiamo dare sono questi. Allora, il problema è individuare le ragazze, perché non è vero che tutte le nigeriane sono vittime di tratta, non è vero che tutte le ragazze degli Edo State sono trafficate, bisogna non generalizzare, neanche fare delle... Non bisogna generalizzare, ma non bisogna neanche essere superficiali. La cosa più importante è allora darsi degli indicatori, degli strumenti di massima per capire più o meno se ci possono essere situazioni di... che possono portare a indicare fenomeni di tratta o di sfruttamento. Gli indicatori di base sono questi che vedete nella slide. Beh, sono proprio anche banali, però meglio ricordarsi, perché qui siamo proprio all'ABC. La provenienza geografica, sicuramente una ragazza nigeriana che viene da Benin City, dall'Edo State, è comunque, viene da un territorio a rischio, è da attenzionare. Se fosse magari una ragazza del nord, di Maiduguri, allora magari ti dice che scappa da Boko Haram e potrebbe anche essere vero, ma l'Edo State e Benin City, essendo proprio il cuore di questa zona della tratta, è un indicatore. E guarda caso, no, non a caso, moltissime di queste donne che abbiamo vengono proprio da lì. La giovane età, è ovvio, non sembra banale, ma nessuno trafficherebbe una donna anziana per metterla sulla strada in Europa. Minaccio, violenze fisiche o psicologiche, cioè... Sono ragazze che comunque in qualche maniera sono state adescate, sono state portate forzatamente attraverso la Libia, il deserto, nelle connection house e hanno subito traumi e violenze. Molte di queste, cioè, non sono ragazze serene, non sono ragazze con uno stato di salute splendido. Questi sono tutti indicatori, anche le cicatrici sul corpo, anche, no? I segni di botte, di bruciature, di tagli. Questi sono indicatori. Basso livello di istruzione o estrazione sociale. Se andate a fare i colloqui con queste ragazze, soprattutto in preparazione alla commissione, tutte quante vi dicono: la mia famiglia era poverissima, mio padre e mia madre morto, comunque agricoltori o commercianti di strada, provenienza proprio da poveracci in Nigeria, e a causa di questo non ho potuto frequentare la scuola. Perciò questo è un indicatore. I trafficanti vanno a prendere proprio lì dentro, ragazzi molto poveri, senza istruzione. Questo è anche molto giovani. Questo perché da un certo punto di vista è molto più facile il plagio, il condizionamento, la violenza, no? Sono molto più facili da controllare. E anche perché queste ragazze, non avendo istruzione, sono più facilmente ingannabili. Poi, un'altra cosa, un altro indicatore, la persona è stata obbligata a cambiare nome e identità. Uno dice: perché hai cambiato il nome e identità? È perché te l'hanno fatto cambiare, perché nessuno cambia nome e identità volontariamente. Questo vuol dire che certe volte in alcuni passaggi si utilizzano i passaporti e i documenti che i trafficanti hanno nella loro disponibilità, anche con la corruzione che c'è verso le ambasciate, i consolati o comunque le attività, altre istituzioni, e si utilizzano magari dei documenti validi per far passare le ragazze o si fanno prendere delle identità fasulle. Faccio un esempio. Il trafficante maschio che vuole portare una ragazza o due ragazze in Europa e passa dalla Libia, magari deve passare il controllo della frontiera in Niger o via dicendo, si prepara poi dopo un passaporto falso in cui una di queste ragazze risulta la moglie giovane e l'altra magari la sorella, e perciò dal genere. In questa maniera lui passa normalmente le frontiere come un migrante con la propria famiglia e non più come un trafficante. Il problema è che poi dopo le ragazze dicono: no, mi hanno dato quel nome lì. Ecco, se ti ha dato quel nome lì, tu sicuramente qualcuno ti ha imposto questa cosa ed è il tuo trafficante, un indicatore. Vabbè, l'altra cosa, la provenienza da famiglia numerosa, normalmente il primogenito è perché si dà il mandato al primogenito di andare in Europa,
o viene affidato ai trafficanti perché poi ha il mandato familiare di guadagnare dei soldi, spedirli anche in Nigeria per mandare i fratelli a scuola e per pagare le spese. Ecco, l'ultimo interessante, presenza irregolare in Italia da molto tempo. Perché? Mettiamo come è capitato più volte, arriva magari nei nostri uffici o nelle nostre strutture una ragazza che ti dice: sono sbarcato nel 2015, stavo in un caso e poi sono scappata. Ok? E in questi 3 anni cosa hai fatto? Come hai vissuto? Dove sei stata? Sicuramente c'è stato qualcuno che ti ha dato intorno a te una logistica, un posto dove stare e ti ha sistemato, ti ha obbligato a stare in un posto. Perciò anche il fatto di emergere più tardi come richiedente asilo, questo può anche dire che magari quella ragazza ha finito di pagare il debito, o sta finendo di pagare il debito, adesso si sta occupando di avere i documenti. Allora si presenta a un servizio e magari racconta una storia. Però questo è anche un indicatore di quelli che è molto, molto utile. Allora, il comportamento in accoglienza invece, questi sono gli altri indicatori. Questo che noi come operatori dobbiamo stare molto attenti, non enfatizzare troppo, ma tenere conto di queste cose e non sottovalutarle. Vabbè, assenza di giustificate della struttura. Va da sé che se una ragazza è un trafficante che la obbliga a prostituirsi, deve obbedire al trafficante e perciò si allontanerà. Cosa, e non può neanche dire all'operatore: no, vado perché devo andare sulla strada, perché sono obbligata a pagare il mio debito. Troverà delle scuse e sarà sovente fuori irreperibile. E questo è un'antenna che dobbiamo tenere conto. Continua a richiedere di permessi per allontanarsi da struttura, fa un po' il paio con quella sopra. Comunque, questa necessità di stare fuori in posti non controllati, fuori dall'equipe, fuori dai progetti, per poter fare delle attività che potrebbero essere anche la prostituzione. Combinata questo, l'irreperibilità. Non ci sei, ti chiamo, non rispondi, non mi dici dove sei, no? E non hai giustificazione. Movimenti sospetti fuori dal centro d'accoglienza. Ma certo che, come è capitato in alcune strutture, il fatto che arrivino delle macchine a delle ore convenute e le ragazze scendano di casa, entrino su queste macchine, vadano non so dove, poi le stesse macchine ritornano, ma ci dovrebbe fare un po' pensare su questa cosa qua. E poi anche le frequenti richieste economiche, perché comunque queste ragazze hanno l'obbligo di guadagnare un sacco di soldi per pagare il debito e c'è una fame di denaro incredibile, perciò c'è anche una richiesta di denaro rispetto ai nostri. Ai nostri servizi. Niente, poi dopo le sale avrete, le scaricate anche, tenetele da conto. Un'altra parte, osservazione sempre in accoglienza, da parte degli operatori. Vabbè, presenza di segni di violenza e abuso, l'abbiamo già detto, no? Se una ragazza, anche magari non appena sbarcata, ma esce un giorno e ritorna, che è carica di botte, probabilmente qualcosa è successo, e potrebbero essere le botte dei trafficanti, di chi la controlla, delle madame e via dicendo, o di qualche cliente che è stato particolarmente violento. Cambiamento delle dinamiche relazionali all'interno del centro d'accoglienza. Ci sono dei comportamenti che certe volte di colpo esplodono. Ragazze con cui normalmente si è avuto un tipo di relazione all'interno dell'accoglienza normale, e poi ci sono dei cambiamenti di umore molto repentini o dei modi di comportarsi che ci spiazzano un pochettino, comunque notiamo un cambiamento. Questo potrebbe essere la conseguenza anche di un'imposizione dei trafficanti, da una telefonata che arriva con richieste economiche della famiglia, da una serie di ordini che vengono dati che turbano la ragazza o da conflitti interni fra le ragazze, anche magari legate alla fedeltà o meno ai propri sfruttatori o al progetto migratorio, cioè una ragazza decide di scappare, l'altra no, e allora bisticciano per quello. Proprio stare attenti a quelle che sono le dinamiche relazionali. A questa cosa qua, le risposte evasive a domande degli operatori. Tante volte sono le ragazze che con noi si aprono, che fanno un bel cammino, fanno un bel percorso, ci sono altre che normalmente non ci dicono niente, si fanno i fatti loro e cercano in tutti i modi di tenerci lontani. La presenza di un partner il cui rapporto con la presunta vittima è ambiguo. Abbiamo visto tante volte questo un po' di meno ultimamente, ma nel 2014-2015 c'erano queste coppie dicendo siamo marito e moglie. Ed era forse anche uno stratagemma che veniva utilizzato nella convinzione che era più facile poi dopo stare insieme, non essere separati allo sbarco, comunque nell'accoglienza, e avere dall'altro lato anche una, come si dice, la più possibilità di avere i documenti, no? Il permesso umanitario.
Poi nell'osservazione si vedeva che lui come marito picchiava un po' troppo la moglie, o la moglie di sera andava un po' troppo con altri uomini che non il marito. Allora, in questa idea un po' di coppia aperta e anche multiculturale, a noi ci ha sempre un po' puzzato, e in diverse occasioni poi dopo abbiamo scoperto che no, quello era il Bogle, il connection man, quello che ha accompagnato la ragazza, che si fingeva marito per controllarla meglio. E perciò le dinamiche poi sono. Se due persone si amano, si vogliono bene, hanno un modo di comportarsi universale. Se ci sono delle cose strane, sono che sia nigeriano o meno, ci si ne accorge. Però, cioè, non ci fidiamo troppo per dire questo è mio marito e via dicendo. Poi magari lui ogni tanto la tratta un po' male, dice: ma è una questione culturale, sono africani, sono abituati a trattarsi così. No, non è vero, l'amore è universale e ha le sue regole dappertutto. Segnali di controllo da parte delle reti sfruttatori. Quali sono questi segnali? Faccio un esempio. Gli sfruttatori dicono alla ragazza: stai nel centro, stai tranquilla, non ti compromettere con nessuno, fai quello che ti dicono, ma fatti il più possibile i fatti tuoi. Perciò, se ti dicono che devi andare al consultorio, tu non andare. Se ti dicono andare all'ospedale, non andare. Se ti dicono andare a fare quello che ti tratta con la mediatrice, tu non andare. Se ti dicono andare all'avvocato per la commissione, tu non andare, che ci penso io. Cioè, sono tutti quei segnali che la ragazza non va o non partecipa a attività, non perché non vuole andare, perché una non dovrebbe andare al consultorio dove, in maniera gratuita, di alta qualità, a un check-up per la propria salute, o un cancer di fatto bene, già tutto organizzato sul suo target. E perché gli sfruttatori tendono a dare indicazione a queste ragazze di stare il più possibile lontano da quella che è la società civile nostra, che potrebbe essere un elemento di disturbo. Vabbè, atteggiamento preoccupato e spaventato nei confronti degli operatori. Questo è molto semplice, però ci sono dei momenti in cui si vede che le ragazze hanno paura, no? Magari ti vengono anche a fare una confidenza, comunque hanno delle sofferenze. Le risposte contraddittorie a domande degli operatori, questo vuol dire che comunque stanno raccontando delle storie non vere, che gli sono state imposte di raccontare, non sempre se le sanno interpretare bene, non sempre se le ricordano tutte, perciò le risposte o le giustificazioni sono confuse. Lì si accorge che ti stanno contando le balle in qualche maniera. Avere limitate o poche relazioni sociali, una ragazza che sta molto separata, molto per conto suo, molto probabilmente ha paura, o forse gli è stato anche ordinato di non mischiarsi con gli altri, in attesa di avere degli ordini o altre direttive da parte dei trafficanti. La stessa diffidenza nei confronti dell'autorità, disinteresse nelle attività proposte, nessun interesse a fare il corso di cucito, la scuola di cucina, attività di italiano, attività sociali, perché c'è questa storia del debito che pesa sulla testa, c'è questa minaccia dei trafficanti che spostano tutto quanto gli interessi, e perciò non si vede l'utilità di partecipare a quei tipi di attività. Rifiuto costante di aiuto sociosanitario, quello che dicevo prima, sono atteggiamenti che possono essere mutuati da parte dei imposti dai trafficanti, di non le ragazze obbligate a non relazionarsi con tutto quello che è il mondo esterno, l'isolamento sociale che ritorna sempre, e poi banalissimo, la disponibilità ingiustificata di denaro. Se noi gli diamo 75 euro al mese di pocket money e i servizi, se la ragazza ti arriva con Calvin Klein, Nike e telefoni per qualche migliaio di euro, cioè, o ha vinto il Superenalotto, quei soldi li ha presi da qualche altra parte. Gli altri indicatori sono questi qua del racconto del viaggio. Scusa un attimo. Allora, questo normalmente serve per gli operatori che aiutano le ragazze a ricostruire la storia, la preparazione alla commissione, tutta la parte che si fa proprio in preparazione appunto alla commissione per ricostruire il vissuto della ragazza e prepararla ad andare a chiedere la protezione internazionale. È una parte interessante questa, e sarebbe meglio che la facessero all'interno dell'equipe sempre le stesse persone, non troppo. Questo perché ricco, aiutare le ragazze nel proprio racconto di viaggio vuol dire per l'operatore acquisire sempre di più esperienza, nozioni, via dicendo. Allora, questo può servire di volta in volta anche per le ragazze dopo che verranno, perché l'operatore in qualche maniera ormai conosce più passaggi e sa anche capire dove e quando il racconto non funziona, dove invece è vero, o può magari anche aiutare la ragazza a costruirlo meglio questa narrazione, perché magari la ragazza non ha strumenti culturali per raccontarla bene. Allora non sarebbe, cioè, ci dovrebbe essere un operatore legale, un operatore di equipe, sempre il solito, che comunque aiuta le ragazze a ricostruire la storia. Dal racconto di viaggio emergono tantissimi indicatori. Questa è proprio la parte, direi anche la parte più facile, no? Per capire che qualcosa non torna.
Allora, la prima cosa è la rotta tipica utilizzata dalle reti di sfruttatori. Cioè, i ragazzi che vengono a Benin City fanno tutto quanto lo stesso viaggio, no? Tutti quanti con una logistica. Se hai fatto quel viaggio lì, vuol dire che sei entrata comunque in un percorso di una rotta di viaggio che ti è organizzata dai trafficanti. Mi viene in mente, vabbè, Agadez, Saba e via dicendo. La modalità di reclutamento, ritornano sempre questi racconti in cui queste ragazze dicono: ma io facevo la parrucchiera a bordo strada in un posto sfigatissimo. A un certo punto aveva una donna bellissima, piena di gioielli, con una macchina grossissima, che mi dice che vive in Europa e si viene a fare i capelli proprio da me. E perché questa donna ricchissima, che potrebbe andare nei meglio salon, poi conosciamo tutti i nigeriani con lo sfarzo che hanno e la maglia del lusso, potrebbe andare nei meglio salon di quelli dei super VIP nigeriani, va proprio in quel quartiere lì, schifosissimo, con le strade piene di buca, in un piccolo joint dove c'è una ragazza poverissima che fa le treccine. E quello è un indicatore, perché quella è una tecnica d'aggancio che hanno i trafficanti, perché questa donna ricca ricca va proprio lì a prendere la ragazza, proprio lei, che è rifiutata da tutti, che è la prima volta, vede qualcuno importante che va a fargli una proposta. Questa cosa qua è una tecnica di reclutamento. Non succede mai che una donna ricchissima in Nigeria va volontariamente in un posto di merda a farsi fare i capelli di una ragazza poverissima. No, è proprio, e ritorna tantissime volte nei racconti di queste ragazze. L'altra cosa invece è il reclutamento per malattie, altra cosa che ritorna sovente. Ero all'ospedale, mio padre e mia madre stavano male, è arrivata una signora, un medico, mi ha introdotto qualcuno che ha detto che avrebbe sponsorizzato il mio viaggio per andare in Europa, così avrei guadagnato i soldi e avrei potuto pagare le cure mediche ai miei genitori. Anche questa è una tecnica di reclutamento. Ripeto, questa grossa rete di trafficanti che dicevamo prima, che muove 388 milioni di euro l'anno, ha delle tecniche, ormai è un'organizzazione capillare che funziona in maniera eccezionale, e anche nelle tecniche di reclutamento non c'è più niente lasciato a caso. Queste madame che vanno nei posti più sfigati comunque a reclutare le ragazzine, perché è lì la loro presenza fisica che convince le ragazzine a credere a questo miraggio, perché loro sono l'elemento, la prova concreta, no? Di una donna stata in Europa che torna ricca e propone alla ragazzina la stessa miraggio. È per questo che la ragazzina poi dopo ci casca. E l'altra cosa, gli ospedali. Questi sono, ce ne sono anche altri, però questi sono più o meno i due che tornano di più. Poi vabbè, se c'è il giuramento, lì ci siamo al 100%. Il giuramento viene fatto, il rito giugiuro, il rito voodoo, per suggellare il debito. Il debito è il cardine del meccanismo di tratta. Racconto stereotipato. Ragazze che a turno nel tempo ti raccontano sempre la stessa storia. Cosa vuol dire? Che qualcuno gli ha dato una storia e dice: vai in commissione e questa è la tua storia, sarà sempre quella, no? Oppure difficoltà nel riferire i dettagli di viaggio. Normalmente, se non sai i dettagli di viaggio, è perché qualcuno ti ha portato, non hai viaggiato autonomamente, ti ha messo su un furgone e ti hanno portato in più tappe e tu non sai neanche dove sei arrivata. Una terza persona predisposto al necessario per i viaggi e documenti. Questo classico, questo è il connection man, che è quello che dice: non ti preoccupare, i documenti ci penso io, il pullman lo prendo io, le carte di entrata, il passaporto lo faccio io. Classico il trafficante. Poi, mancato pagamento del viaggio o di alcune tappe. È certo che se tu ti fai un viaggio dalla Nigeria sull'Italia e in Italia e non paghi niente, qualcuno avrà pagato per te, per forza, e questo poi è il debito, di fatto, che è la chiave per cui si regge il debito. Io ti ho portato in Italia e tu adesso mi paghi la mia. Ho pagato per te, adesso tu mi pagherai questo debito. Affidamento a più persone durante il viaggio. Ok, questi sono connection man, questo vuol dire che c'è una rete molto organizzata di queste mafie internazionali, transnazionali nigeriane, che organizzano tutto il passaggio, perciò la persona non è che è partita dalla Nigeria, è andata in cerca di futuro in Italia. No, si è messa in mano un'organizzazione ben strutturata che di tappa dopo tappa l'ha fatta arrivare poi dopo in Italia. C'è una storia che gira abbastanza, che poi alla fine c'è questo benefattore che libera la vittima da situazioni di sfruttamento, che di solito è un uomo libico che in Libia conosce queste ragazze nigeriane, si impietosisce e allora gli paga il viaggio per la traversata. Io non ci ho mai creduto a questa cosa, neanche i miei colleghi, e spero che nessuno di noi ci creda, questo buon samaritano libico. Questo è un escamotage molto utile che è stato studiato da chi si occupa all'interno della mafia nigeriana dei meccanismi della richiesta asilo, perché è la situazione perfetta che le ragazze raccontano.
Perché la situazione di vittima di tratta ti dà diritto poi dopo aver riconosciuto la protezione internazionale, a prescindere da dove è successo. Allora tu racconti che sei stata vittima di tratta in Libia, sei stata schiavizzata, sfruttata, come molto probabilmente è successo, ma poi arriva un benefattore libico che ti libera e ti arrivi in Italia. Perciò tu arrivi in Italia, non hai, con questo escamotage, dichiari di non avere sfruttatori, perciò non denunci, non metti in pericolo te stessa, ma non ti svincoli dal racket. E dall'altro lato hai la protezione umanitaria perché hai dimostrato, hai dichiarato di essere stata vittima di tratta in Libia. Questa è la condizione migliore che i trafficanti hanno organizzato, perché riescono a portare le ragazze qua in Europa, a fargli prendere anche i 5 anni di permesso di soggiorno, su questi 5 anni gli aumentano i debiti perché gliela vendono come un servizio che loro gli hanno organizzato e qua sono impuniti perché non risulta la loro presenza. Poca chiarezza sul luogo di sbarco e successivi spostamenti in Italia. È uguale, nel senso che se sei arrivata in un posto, avevi il numero di telefono, non ti sei neanche interessata a dove sei sbarcata. La prima cosa che hai fatto è stato chiamare quel numero di telefono che ti hanno dato i tuoi connection man in Libia e qualcuno è venuto a prenderti e ti ha spostato senza sapere dove eri. Questo vuol dire che qualcuno ti ha mosso al di là della tua volontà, perché se no uno quando si muove conosce i luoghi che frequenta. Cosa succede quando individuate uno di questi indicatori? Uno più di uno, comunque anche solo uno. Non fate niente, non fate niente, niente, non vi inventate Sherlock Holmes, non vi inventate antitratta, non vi inventate di fare l'FBI, la CIA, tutte queste cose qua. C'è un sistema antitratta che funziona molto bene in Italia, a discapito di quanto si dice, che ha un'esperienza di più di 20 anni, siamo circa 70 enti in giro per tutta Italia, ogni regione ha un proprio progetto antitratta, contattate gli enti antitratta del territorio. Se non riuscite a contattarli perché non riuscite ad avere gli indirizzi, c'è un numero verde nazionale antitratta 800 290 290. Chiamate, dite di dove siete, fate una segnalazione, vi fate mettere in contatto con l'ente antitratta del territorio. Non, di lavoro ne abbiamo incredibilmente, perciò difficilmente riusciamo a arrivare subito come il pronto soccorso, ma arriviamo, non vi preoccupate. Affidatevi a qualche esperta, qualcuno che lavora sulla tratta da tanti anni e che inizia piano piano a vedere i racconti della ragazza, a consigliare, a vedere con l'equipa, a cercare in qualche maniera di individuare la storia e di capirne il percorso. Non fate il fai da te, l'ho visto fare tante tante volte, soprattutto nei CAS, da degli operatori che si sono improvvisati meravigliosi, le ragazze sono scappate tutte, sono successi dei casini grossi. È come quando una ragazza ha un disagio mentale, chiamate lo psichiatra, non fate voi la terapia. La ragazza è vittima di tratta, andate allo specialista, in questo caso qua il numero verde antitratta, la rete antitratta è lo specialista, che non vi sostituisce, ma che vi accompagna e vi dà degli strumenti per affrontare meglio il lavoro con quella ragazza, ma anche alla vostra equipe, no? E questo è importantissimo. 800 290 290, giuro che non mi hanno pregato quelli del numero verde per fare questo spottino. Allora, torniamo ancora 20 minuti. Detto questo, noi abbiamo capito che, se sono stato chiaro, spero, c'è stato questo fenomeno in cui negli ultimi 4 anni, dalla Nigeria tramite la rotta libica, i trafficanti hanno massimizzato i profitti portando un sacco di donne, no? E adesso ci ritroviamo nei nostri percorsi. Gli indicatori li abbiamo visti prima, che sono quelli che allora sono le prime avvisaglie per capire se sono o no vittime di tratta, e poi sono vittime di tratta. Abbiamo scoperto che ci sono donne legate ai trafficanti. E cosa facciamo? Abbiamo chiamato l'ente antitratta che ci dà la mano, e con l'ente antitratta, con gli esperti, le mediatrici, dobbiamo costruire dei percorsi di accoglienza. Non è che queste ragazze vanno trasferite nella rete antitratta, possono anche stare in un sistema SPRAR, in una buona accoglienza, però consapevoli e con gli strumenti che bisogna un pochettino cambiare il tipo di accoglienza classica. Allora, quando c'è un cambiamento proprio di fondo in questa cosa, nel senso che nell'accoglienza classica SPRAR, noi abbiamo sempre lavorato con i richiedenti asilo, con una persona richiedente asilo, protezione internazionale, che scappa da situazioni di miseria, conflitti, no? Quello che già sappiamo abbondantemente, e scappa, arriva in Italia, viene inserito in uno SPRAR e ha come referente l'equipe dove lavora. E il richiedente asilo e l'equipe insieme fanno un patto, un agreement, no? Per un percorso d'accoglienza che deve portare a un obiettivo, che è quello poi dopo l'autonomia, lo sgancio dall'accoglienza, una vita normale.
Però sono due soggetti che si parlano, l'operatore e il richiedente asilo. Qua cambia tutto, ma cambia proprio tutto, 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 perché gli attori sono tre, c'è il trafficante che ha portato la ragazza che è in mezzo e poi dall'altra parte c'è l'accoglienza. E il trafficante tira molto e condiziona, e la ragazza ogni volta che si relaziona con noi deve fare i conti con quel che gli ha detto il trafficante, con le proprie paure, con le proprie ambizioni, ma anche con le proprie illusioni, non sempre in negativo. Molte volte i trafficanti sono visti come gli uomini del miracolo, sono quelli che ti hanno detto ti porterò in Europa, avrai soldi, troverai un lavoro, con il lavoro farai i soldi, con i soldi uscirai dalla povertà. La narrazione è quella, proprio semplice. Ed effettivamente, non tante ragazze che sono da noi in accoglienza, nello spa vittima di tratta, fino a quel momento lì il trafficante ha rispettato tutte le promesse, perché ha portato la ragazza indenne dalla Nigeria all'Italia in un posto dove adesso sta bene, gli fanno la scuola, gli danno il pocket money, c'è la possibilità di prendere i documenti e poi dopo avrà anche un lavoro. Ma la promessa è stata mantenuta perché molte nostre ragazze non sono ancora state inserite nel circuito dello sfruttamento, sono lì in una situazione un po' di stand-by aspettando che arrivi la commissione, la permessa di soggiorno e poi i trafficanti se le riprendono. E allora la ragazza ha questo forte condizionamento, a volte anche positivo, non solo negativo, e crede al trafficante o ne è spaventata. E noi dobbiamo fare i conti con questa cosa qua, dobbiamo individualizzarla. Faccio un esempio un pochettino così. Una ragazza un giorno ci disse: ma io andrei volentieri tutti i giorni a scuola. Perché non vado a scuola? È perché mi telefono dalla Nigeria, alla mia famiglia, dicendo che i trafficanti, la madama, ha mandato della gente a minacciarli ulteriormente. E se non mando 300 euro, entro fine settimana bruciano la casa. E allora questa ragazza piglia ed è obbligata ad andare di nascosto, magari anche senza dirgli all'operatore in altre storie, a prostituirsi, perché è l'unico mestiere che in quel momento gli viene proposto, per quei 300 euro. E non viene a scuola. Allora capite che la nostra mediazione non è più tu non vai a scuola italiano. No? Deve essere un po' diversa, o capire che il fatto di non andare sulla scuola italiano non è una negligenza della ragazza, ma un condizionamento in negativo. E noi dobbiamo partire da lì e dopo arrivare all'italiano. Non cazziare la ragazza perché non va a scuola italiano senza capire il contesto e il perché. E questo appunto perché ci sono tre elementi: la ragazza al centro, i trafficanti e l'equipe. E i trafficanti e noi in qualche maniera tiriamo e dobbiamo convincere la ragazza da che parte va. Io spero che venga dalla nostra parte in un percorso di legalità, di autonomia, di affrancamento, di libertà, ma non è detto e non possiamo ignorare questa roba qua. Perciò mettiamoci in testa che quando parliamo di queste ragazze qua, nella nostra equipe, non pensiamo che abbiamo sempre un rapporto bidirezionale e pulito e corretto, perché dall'altra parte c'è tutto un mondo che condiziona queste ragazze. E non è detto che noi riusciamo in qualche maniera ad avere la stessa potenza o forza sia di attrattiva anche di convincimento. Allora, su questo bisogna fare un progetto individualizzato che punti tantissimo da subito all'empowerment di questa donna. Perché la prima sfida con queste donne è liberarle dal racket, poi dopo ne faremo delle donne cittadine, libere, alfabetizzate, indipendenti, ma finché sono schiave di un racket, tutte le cose che facciamo non servono a niente. Possiamo organizzare anche i corsi di formazione professionale, le attività sportive, lo psicoteatro, i corsi di musica, tutte le cose più bellissime che conosciamo, ma se quella ragazza lì è ancora legata ai trafficanti, il giorno X esce dall'accoglienza, il giorno dopo è sulla strada e paga il debito ai trafficanti. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo buttato via il tempo. Anzi, ne usciamo anche un po' sconfitti con un senso di frustrazione nei nostri confronti che non ci fa per niente bene. E qual è la ragione? Un progetto individualizzato per queste donne è molto semplice, perciò la chiave di tutto alla fine è la povertà e il denaro. Queste ragazze hanno accettato di venire in Europa, o si sono fatte convincere, o sono state adescate, abbindolate, tutto quello che volete, ma la ragione è molto semplice. Tu sei povera, vieni con me in Europa, ti troverò un lavoro, con questi soldi tu uscirai, diventerai ricca e uscirai dalla povertà, tu e la tua famiglia. Semplice, semplice. E la madama che gliel'ha proposto è l'esempio reale di quella roba lì, perché una donna che 7, 8, 10 anni fa è venuta in Europa, ha lavorato nella prostituzione, ma nell'idea di quella che ha lavorato, ha guadagnato un sacco di soldi ed è diventata ricca e la famiglia è benestante. La ragazza è quello lo sti è quella l'idea, lo stereotipo che c'è in testa. E l'ha visto, non è che gli ha contato una balla, è proprio quella madama che l'ha vista, che la conosce, che è la sua vicina di casa, che è quella che hanno visto, che sapevano che è andata in Italia 10 anni fa, adesso è tornato con questi Toyota Hilux, ha fatto le case, ha fatto cose meravigliose. Allora, è su quella linea di narrazione lì che noi dobbiamo agire. Il denaro,
il lavoro che porta al denaro per uscire dalla povertà. E il progetto individualizzato deve essere fatto su quello, da subito. L'alternativa che dobbiamo dare deve viaggiare su quella linea lì, sullo stesso canale dei trafficanti, però in un percorso di legalità, di indipendenza, di dignità, di proiezione nel futuro, costruendo anche dei modelli. E cosa vuol dire? Vuol dire che vabbè, magari non parli ancora tanto bene l'italiano, non hai fatto la 2, però questa urgenza, io ti do io la risposta, non il trafficante. E qual è? Formazione professionale subito e tirocini, cioè se ti hanno proposto che di venire in Europa che ti abbia dato lavoro, il lavoro non è la strada, te lo do io il lavoro come equip, come progetto, non guadagnerai tanto come le altre parti, ma comunque tu subito stai mordendo qualcosa che ti dà una prospettiva anche nel futuro, stai bene e hai dato iniziato a dare delle risposte anche alla tua famiglia, perché quello ti permette poi dopo di mandare giù dei soldi. E anche di strutturare un pochettino di più il tuo carattere per poter ricontrattare il debito, comunque relazionarti in maniera più forte, più decisa con i trafficanti. Ma noi dobbiamo dare qualcosa a queste ragazze da mordere, se vogliamo che in qualche maniera ripensino il proprio progetto migratorio, ripensino il proprio rapporto sia con la famiglia che con i trafficanti. Se gli diamo pocket money, scuola di italiano e delle generiche promesse di qualcosa accadrà e qualcosa non accadrà niente, accadrà che questi trafficanti se le riprendono e le mettono sulla strada, o le ragazze stufe di noi dicono mi stai prendendo per il culo, io comunque a questo punto ho capito anche cosa mi aspetta, ma rispetto al niente che mi dai tu, quello almeno è un rischio, ma che però mi porta a qualcosa. E ripeto, anche perché hanno l'esempio reale, questi trafficanti non sono delle attività, non sono delle entità sovrumane. Sono quelli con gli anelli d'oro, le catene, i bei vestiti, i cellulari, le case, tutta roba materiale che si vede, che esiste, che le ragazze vedono e ambiscono. Allora noi dobbiamo costruire dei modelli, ma da subito, in cui diano senso a questa migrazione. Ti ho portato in Europa, troverai lavoro, con lavoro guadagnerai soldi, uscirai dalla povertà. Questo discorso dobbiamo farlo anche noi. Se in Europa io ti do una mano a trovare un lavoro, con questo lavoro guadagnerai soldi, uscirai dalla povertà. Lo stesso senso. Ma se non abbiamo questa urgenza subito di dare risposte in quel senso lì, noi abbiamo perso. Ma proprio non perdiamo neanche tempo a fare altre attività in giro, molto belle, molto filosofiche, molto pseudoculturali, tanto poi dopo prostituzione all'inizio, prostituzione ritornerà e via dicendo. Dobbiamo essere anche consapevoli che questa è una sfida, ma non tanto noi, è proprio una sfida con la mafia, perché è una mafia internazionale che ha del capitale umano, portato qua una merce umana quantificata in 35.000 euro di fatturato mafioso che noi abbiamo in accoglienza. Se abbiamo 10 ragazzi visti in tratta, questo vuol dire che abbiamo un capitale di almeno 350.000 euro sottratto alla mafia nigeriana, che in qualche maniera non è che ci lascia stare lì perché noi siamo lo sfrar, ci controlla, ci condiziona. Ci guarda, ci mette anche in difficoltà. E la sfida non è una sfida un po' così emozionale, no, è proprio una sfida. In qualche maniera, se c'è una mafia e noi lavoriamo con le donne che sono sottratte alla mafia, stiamo sfidando la mafia. E dobbiamo utilizzare tutte le accortezze e anche la consapevolezza migliore che ci possiamo dare, tenendo conto che, come dicevo prima, chi muove 388 milioni di euro l'anno ha una capacità recettiva, organizzativa, incredibile. Parecchi di voi avranno visto che durante le commissioni di queste ragazze negli anni di colpo cambiavano le storie narrate. Perché magari si apre una finestra, sentono una commissione, all'inizio la bocavamo, poi dopo c'era la storia delle violenze in Libia, poi c'era moglie e marito scappati, no, poi c'era Boni Society, Princess Ayala e via dicendo. Comunque abbiamo visto che cambiavano repentinamente le storie delle ragazze. Questo vuol dire che gli avvocati, gli assistenti, tutta la rete dei trafficanti conoscono bene, molto bene come funziona il meccanismo dell'asilo. Adesso dicono: no, questa storia non funziona più, da domani racconta tutto quest'altra, perché queste vincenti ti danno 5 anni, quell'altra ti danno il diniego. Queste ragazze come facevano a sapere tutte queste cose? Impossibile, qualcuno gliel'ha detto. Questo perché intorno c'è una rete molto strutturata. Una mafia transnazionale che ha l'obiettivo quello di portare qua più ragazze possibile, possibilmente far apprendere a tutti in maniera più semplice possibile i documenti, scaricare i costi nei primi anni dell'assistenza sul nostro sistema e poi dopo riprendersi e mettere sulla strada, mettere a frutto al guadagno, al massimo incasso. È una sfida, ma non è una sfida nostra emozionale, come diceva una sfida, no, questa è proprio una sfida vera, c'è la mafia dall'altra parte, c'è il capitale umano, il profitto e noi siamo dall'altra parte, noi stiamo sfidando e il nostro competitor è la mafia nigeriana, una mafia in molto molto strutturata, perciò non sottovalutiamo anche questa
queste cose e non sottovalutiamo anche nei confronti delle ragazze, perché quando sono riottose, quando non ci rispettano o quando non ascoltano, diciamo, non è che magari solamente sono un po' stronze, no, è perché probabilmente hanno delle pressioni gigantesche da una mafia incredibile che continua proprio condizionale. E vedete anche voi queste ragazze, 18, 19, 20 anni, analfabete, povere, proprio senza strumenti, e dietro sulla testa hanno queste grosse organizzazioni che controllano. È ovvio che queste ragazze dopo un po' sbarellano con la testa, e noi dobbiamo tenere conto di quello, non vederlo come atteggiamenti negativi, ma questi sono tutti quegli indicatori di come noi dobbiamo agire, di come noi dobbiamo interagire con queste ragazze e dei percorsi che dobbiamo dare. E ripeto, ci sono poche risposte che noi possiamo dare, se non quelle che sono alla base della partenza. Lo ripeterò fino alla nausea. Vieni con me, ti porto in Europa, troverai un lavoro, con un lavoro diventerai ricco, uscirai dalla povertà. Questa è la linea. Noi dobbiamo inserirci lì e dire la formazione, il lavoro, il salario e la ricchezza, puoi farli in un altro modo, fuori dalla rete di sfruttamento, con la tua dignità, dentro i percorsi che io costruisco per te, perché sono consapevole di questa urgenza. Perciò, se c'è una formazione professionale, il tirocinio non te lo faccio fare l'ultimo mese per la buona uscita, ma te lo faccio dal primo giorno, perché quello in quel momento lì è la mia parola, il mio agreement che ho fatto con te, che ho rispettato una proposta, una promessa, che ti sto dando un'opportunità, e su quell'opportunità lì costruiamo insieme il nostro percorso fiduciario, in inglese un agreement. Non deve essere fatto, se ti comporti bene avrai il tirocinio. Abbiamo già sbagliato tutto se facciamo così. Noi dobbiamo investire subito del denaro e subito dare quella risposta. Sul mantenimento e sull'empowerment di quella risposta dobbiamo costruire il percorso di queste ragazze, ma se non si inizia subito non si va da nessuna parte. Allora, gli strumenti che l'equipe deve darsi per quanto riguarda la presa in carico di queste donne vittime di tratta, vabbè, un'equipe multidisciplinare che, come dice il manuale sempre, ce lo ricordo ogni giorno in ogni pagina, ma soprattutto mediatrici culturali, possibilmente africane, nigeriane, esperti di tratta. Se non le avete, andate in qualche maniera a selezionare persone che già lavorano nell'ambito, cioè chiamate l'ente antitratta del territorio che vi manderà un esperto se non ce l'avete in equipe, oppure formate qualcuno all'interno dell'equipe che su queste cose qua sia maggiormente informato, meglio se in questo caso qua donne nigeriane, ma ricordatevi che non basta essere nigeriano per fare mediatrice nigeriana. Io 2 anni fa andai a fare una formazione in centro Italia in una prefettura, avevo di fronte una mediatrice nigeriana che era molto attiva, ma diceva anche delle cose che non tornavano tanto. Ne parlai con i referenti dell'equipe, sono tornato l'anno dopo, mi hanno detto che aveva arrestato lei il marito per traffico di esseri umani, e quella era la persona che avevano preso come mediatrice in centro Italia. Questo per dire che non basta essere nigeriani, o soprattutto tante volte quelli che ci sembrano più pettinati, più educati, quelli un po' come piacciono a noi, poi alla fine sono quelli che si presentano così perché hanno un doppio fine. Perciò selezionatele bene queste figure, però è importante avere un esperto antitratta in equipe in questi casi qua, bisogna qualcuno che conosca il fenomeno, che si confronti, che sia formato e via dicendo. La formazione professionale permanente dell'equipe, vabbè, questa è una cosa che vale per tutte le attività, però ci sono anche tanti corsi o tanti momenti di formazione in giro per l'Italia sulla tratta. Mandate i vostri operatori a contaminarsi un pochettino, che male non fa. Formazione professionale, tirocini lavorativi, laboratori occupazionali, alle donne in accoglienza, una buona offerta formativa come alternativa valida alle minacce dei trafficanti. Quello che dicevo 3 minuti fa. Questa è la chiave. Senza questo strumento lasciamo perdere, arrendiamoci subito, mettiamoci a fare altre attività, non prendiamo per il culo noi e neanche le donne. E poi una buona rete territoriale di riferimento, gli enti antitratta, le commissioni territoriali, ma anche le forze dell'ordine, la prefettura, la questura, la procura e la magistratura. Come detto prima, la tratta è un fenomeno criminale gestito dalla mafia internazionale. In qualche maniera noi avremo a che fare con questo fenomeno. Allora è importante che la procura sappia che noi siamo un ente sul territorio che lavora anche su altri tratta, a cui magari abbiamo un numero di telefono dedicato, che se vediamo qualcosa chiamiamo e il magistrato ci manda una volante. Lo stesso con le forze dell'ordine, lo stesso con le commissioni territoriali per l'osservazione, poi dopo per la costruzione della storia e la valutazione poi dopo della richiesta d'asilo. Ma soprattutto io direi questo discorso qua, prefettura, forze dell'ordine e soprattutto la procura. Ma non perché bisogna fare gli spioni, ma perché si sappia che sul territorio c'è una realtà che fa accoglienza, che ha anche questa tipicità e in qualche maniera può fornire informazioni, ma può anche chiedere aiuto, comunque che ci sia una rete, che non, non che,
su quello che si fa. Si possono costruire anche dei protocolli, ma a volte basta anche solo una telefonata, chiedere un appuntamento e presentarsi. Ad esempio, noi abbiamo aperto una casa d'accoglienza, un punto di fuga in un piccolo paesino di campagna. Siamo andati a suonare il campanello del comando dei carabinieri di zona. Buongiorno, buonasera, siamo qui noi, facciamo questo, lavoriamo con la procura, sappiate che in quella casa lì ci potrebbero essere situazioni di emergenza, se ci chiamate date un occhio, se passate con la macchina buttate un occhio. Non è il solito caso che rompi i coglioni alla gente, è una casa di fuga che collabora con la procura e con l'antimafia. Piccole cose, piccoli segnali molto semplici, ma da fare, da non sottovalutare. Allora, quanto c'è ancora? 5 minuti, ce la faccio. Allora, il nostro rapporto con le ragazze anche all'interno dell'accoglienza. Oltre agli strumenti, anche l'approccio che dobbiamo dare per lavorare su questi strumenti. Allora, i trafficanti la maggior parte delle volte sono visti come dei benefattori, comunque degli uomini a provvidenza o comunque come delle persone di rispetto, perché sono ricche, perché sono dei winner, sono VIP, è gente che ce l'ha fatta, è gente che ha costruito una ricchezza, che sono rispettabili in Italia e in Nigeria, cioè sono poi alla fine il modello che tante di queste ragazze vogliono replicare, perché le vedono, queste donne ricchissime che arrivano, tornano dall'Italia ricchissime, anch'io voglio fare quella roba lì. E se c'è da soffrire sulla strada, la prostituzione, magari ne vale pure la pena, perché comunque il risultato è quello lì. Anche quella donna lì si è prostituita, ma alla fine hai visto quanti soldi si è fatta, come sta bene la sua famiglia. Se ce l'ha fatta lei, posso farcela anch'io. Se l'ha fatta lei, voglio farla anch'io. Perciò noi dobbiamo metterci in testa che quest'idea che il trafficante cattivo, la madama che mangia il pollo tutti i giorni, che ti cicciona, che ti brucia con il ferro da stiro, che ti bastona, non esiste più. Questa è una cosa molto anni 80, molto anche naif. Ormai stiamo parlando di gente che ha degli imperi economici ed è anche un fascino, una tecnica molto grossa. Perciò noi dobbiamo in qualche maniera sfidare questa gente, ma dobbiamo essere più attraenti dei trafficanti. Perché per queste ragazze, soprattutto nella prima fase, i trafficanti sono ancora attraenti, sono quelli che hanno dato loro l'opportunità di venire in Europa e fare dei soldi. E cosa vuol dire? Vuol dire che allora noi in qualche maniera, cioè, se noi siamo quelli che stressiamo le ragazze tutti i giorni, perché magari non hanno rasettato troppo la stanza, c'è una mutanda buttata per terra, il turno di pulizia non è fatto correttamente, e lì facciamo dei cazziatoni giganteschi, e su questa cosa qua poi dopo si bisticcia, si inquinano i rapporti, c'è il qualcosa sanzionatorio, e il trafficante dice: hai visto? Te l'avevo detto, esci da quella roba lì, cosa stai a perdere tempo in quella accoglienza che ti trattano male, ti danno 75 euro al mese, quando invece si viene da me e tiri su 2-3 mila a settimana subito. E la ragazza alla fine, se è stressata, ha più motivazione andare via che stare. Noi dobbiamo creare dei posti in cui le ragazze a noi stanno bene, che si sentono sicuri, che sono serene, che recuperano quella dimensione adolescenziale che nella vita gli è sempre stata negata. E finalmente possono fare le ragazze di 18 anni, 19, che ascoltano il telefono, che si tiracchiano, che si svegliano in ritardo, che sono allegre e caciarone, che fanno una vita normale da 18-19 anni. E quando capi in casi in cui stanno bene, e hanno delle stanno bene, la parola giusta è che stanno bene. E quando il trafficante branchiama, ho bisogno di soldi, la ragazza deve aver paura di andare fuori, perché sa quello che lascia e sa dove va e sa che da noi si sta meglio che non dal trafficante. E su quella roba lì che si costruisce la relazione. Ma se noi che creiamo delle case, magari con la fobia che sono vittime di tratta, che sono nigeriane un po' maleducate, anche ignorante, e che cioè sono, e allora costruiamo delle case d'accoglienza, delle metodologie che sono dei collegi punitivi, già anche lì abbiamo perso tutto. Le ragazze si devono fidare di noi, noi dobbiamo essere più attraenti dei trafficanti, nei modi nei cui li accogliamo e nelle proposte che gli diamo. Questo è importantissimo, se no saranno conflitti, conflitti, conflitti senza nessuna prospettiva. Lasciamo che queste ragazze recuperino la loro adolescenza negata, lasciamole divertire, costruiamo con loro dei percorsi di futuro. E allora questo vuol dire che bisogna controllare la casa, ma più presidiarla che non controllarla. Presidiarla per vedere che cosa succede lì dentro, che non ci siano indicatori di tratta, che non ci siano trafficanti che vengono a rompere le balle, che non ci siano telefonate, delle robe. Ma la casa deve essere una casa magari anche caciarona, ma molto allegra, propositiva, che deve sviluppare delle energie positive che la spinta e l'adrenalina, che l'unica che possiamo avere, che spinge queste ragazze poi dopo a dire no al racket e a ribellarsi, che è una cosa complicatissima. Ed è bisogna costruire tutto un set intorno proprio per dare le condizioni migliori a queste ragazze di fare questa sua scelta, che è una scelta, ripeto,
Io penso che nessuno di noi sarebbe in grado di fare una cosa del genere. Complicati, sfidare le mafie a 19 anni in terra straniera senza niente. Noi vogliamo portare questa ragazza a fare quello. E allora dobbiamo creare intorno proprio un mondo che sia il più possibile facilitatore su questa roba. Opportunità, serenità, lo star bene, sono quelle cose che sono le chiavi di questa cosa. Quello che è l'altra cosa che bisogna fare, un bel counseling in antitratta. Affiancare queste donne, rafforzarle non solo in attività, ma anche per dire una buona mediatrice, un buon operatore che gli fa un po' da fratello maggiore, da zia, un supporto morale, proprio quello che serve, che le accompagni in questo percorso molto difficile di scappare dai trafficanti. Un lavoro di sostegno molto, 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 molto difficile. Ma questi sono gli strumenti. Se non abbiamo questi, come dicevo prima, quegli altri che hanno 388 milioni di euro, a noi ci mangiano in un colpo solo. Ho rispettato i tempi, ho finito, vi ringrazio e vi saluto. Ciao.